Allora, abbiamo appurato da una lettera di ASL che c'è cloroformio nell'aria, nella zona di Spinetta, area a stoccaggio del polo chimico, ma anche in paese, in alcune vie del paese, in alcune aree. Cosa pensa il sindaco di questa situazione? Cosa penso? Penso che innanzitutto, primo, non fa piacere il fatto che esista il cloroformio. Secondo aspetto, mi fa piacere che sia stato sollevato da ASL, però, perché il fatto che sia ASL a sollevare il problema vuol dire che l'ASL pone un problema che non è solo di carattere ambientale, di per sé già importante, ma diventa un problema di carattere sanitario. A questo punto è chiaro che il tema sollevato dal fa sì che ci metta nelle condizioni di dover chiarire determinate, come dire, elementi delle problematiche sollevate con chi, con me stesso, no, devo per forza di cose chiarire con gli enti deputati, cioè con la stessa ASL, con ARPA, con la provincia, e quindi noi abbiamo scritto diciamo così, desiderata di mettere in piedi un tavolo tecnico che possa in qualche modo fare confrontare i diversi enti, ma non per il piacere di fare una chiacchierata, ma con una precisa intenzione che è quella di consolidare gli aspetti di questa problematica per poi poterli portare ad un tavolo definito, che è quello, se non erro, del 27 gennaio, del rinnovo dell'AIA. Quindi far sì che quel tavolo, laddove si parla di questa caratteristica particolare autorizzazione, si ponga anche questo tipo di problemi, e quindi, se possibile, qualora il tavolo tecnico riesca ad affrontare il problema nel modo giusto, indicare anche dei rimedi e delle indicazioni, diciamo delle prescrizioni da poter dare all'azienda stessa. Quindi sembra di capire che i tempi saranno brevi per questo Faremo il tavolo possibile, tecnico. però ovviamente sono tempi che vanno condivisi tra i diversi enti che partecipano. Non è, diciamo, una monocrazia comunale. Anche perché sembra che dai dati, dalle prime indicazioni, i dati nell'area di stoccaggio all'interno del polo chimico danno questi dati in aumento. Si passa da 63,1 sembra a 277 microgrammi al metro cubo. Questo l'ho saputo da lei, io non ho ancora in mano questi dati. Ecco perché il tavolo tecnico diventa importante, per raccordare tutti questi elementi, che un pezzo di qui, un pezzo di là, un pezzo dall'altra parte. Vanno messi insieme, va in qualche modo costruita una conoscenza che abbia in qualche modo una certa qual solidità, e sulla base di quello avere quindi i requisiti per poter prendere determinati, eventuali determinati provvedimenti. Grazie. Davvero.